Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Il video di oggi lo sto girando dopo la partita di ieri sera, partita incredibile e mi sento molto fiera di averlo previsto. Cioè ieri ero super carico, ho detto quella di stasera sarà una super partita fra Austria e Turchia e così è stato, c'è stato anche il colpo di scena finale, il brivido. La parata di Günok, che è stato per questa parata paragonato da Rangnick e non solo, anche da altri ho letto, a Gordon Banks. E penso che chi non è un super esperto non sappia nemmeno chi è Gordon Banks e perché a Rangnick sia venuto in mente di paragonare Günok a lui. Nel video di oggi voglio condividere con voi la storia di questo portiere perché è una di quelle storie che piacciono a me. Ovvero iniziano in un modo, non diresti mai che poi si possa evolvere come poi ha fatto e in questo caso c'è anche un finale inaspettato, un po' dolce amaro, molto da film, vedrete, quindi iniziamo subito. Il suo status di portiere tra i più grandi del mondo, della storia, insomma, è suggellato ovviamente dalla vittoria della Coppa del Mondo del 66 dell'Inghilterra, c'era lui in porta, ma non è famoso per questo, cioè essenzialmente sì, ok, è un campione del mondo, ma Banks è Gordon Banks uguale parata del secolo, mondiali del 70, Inghilterra-Brasile, eccola qua. Colpo di testa di Pelé, sembrerebbe imparabile, è impossibile e invece lui non solo la prende ma riesce a deviarla e voglio dire era un tiro di una certa forza, la prende, riesce a deviarla sulla traversa e nessuno ci può credere, Pelé già pensava di aver segnato, infatti poi la prende anche bene, molto sportivamente direi, perché successivamente dirà, non lo so, è la parata migliore che abbia mai visto, complimenti, e i due si ricorderanno sempre con piacere, secondo me Banks di più di Pelé, ma... Quindi questo portiere è famoso soprattutto, questo portiere campione del mondo è famoso soprattutto per una parata, una cosa giusta devi fare nella vita e poi sarai ricordato per sempre. E lui è ricordato appunto per la parata del secolo. L'Inghilterra quell'anno non lo vinse il mondiale, però ci si ricorda di più di quella parata rispetto a un intero campionato del 66, no? In realtà non è nemmeno così perché nel 66 ha fatto un mondiale davvero indimenticabile. Pensate che fino alle fasi finali non ha mai preso gol in campo aperto. L'unico gol che poi ha preso è stato il rigore di Eusebio. E oltre al trofeo di campione del mondo, ha collezionato 73 presenze in nazionale, 6 premi FIFA come portiere dell'anno e la gloria eterna per la parata del 7 giugno del 70. Ma sicuramente è stato un portiere di grande fama anche a livello di club. Dopo aver debuttato con il suo club natale, il Chesterfield, ha collezionato, pensate, 300 presenze con il Leicester City. Poi diciamo che gli è stato preferito un portiere più giovane, quindi lui si è trasferito allo Stoke in quello che poteva sembrare un fine carriera, anche se in realtà era molto giovane ancora, soprattutto poi per essere un portiere. In realtà lo Stoke colleziona altre 200 presenze e diventa anche lì una leggenda del club. Inizialmente gioca con i ragazzi della scuola di Sheffield e dire che è un disastro è un eufemismo. Viene scartato a 14 anni, viene scartato dopo 2 partite senza nessuna spiegazione. Quindi nel 52 lascia la scuola, va a lavorare come imbustatore di cartone e poi apprendista muratore, no, lavori cioè normali all'epoca. Il suo ritorno nel mondo del calcio avviene quasi per caso. Va a vedere una partita della squadra locale, del Middlesbrough, e gli chiedono di giocare in porta, di sostituire il portiere perché quello titolare insomma non si era presentato. Quindi lui ancora con i pantaloni da lavoro gioca questa partita. Le sue prestazioni con questa squadra fanno sì che venga notato da un'altra squadra della Yorkshire League, il Romarsh. Anche lì la sua carriera, il suo inizio di carriera ha vita molto breve. Perché? Perché lui ha 15 anni all'epoca, viene scartato di nuovo dopo 2 partite perché ha preso 15 gol. Quindi ritorna al Middlesbrough, grazie alle sue prestazioni riesce a tirare però l'attenzione di un'altra squadra, squadra giovanile del Chesterfield appunto, ed è la fine degli anni, diciamo è la fine del 52, inizio del 53. Lo prendono, da lì non è ancora tutto rose e fiori, perché nella stagione 54-55 si becca 122 gol, con le riserve del Chesterfield tra l'altro. In ogni caso fa parte della squadra che arriva a giocarsi la finale di FA Youth Cup nel 56. Nel novembre del 58 debutta in prima squadra
con il Chesterfield, appunto, che è una squadra di third division, e da lì lo nota e lo prende all'Leicester. Nei 6 anni successivi aiuta l'Leicester a raggiungere, pensate, ben 4 finali di coppa, FA Cup mi riferisco. La prima la perdono contro il Tottenham nel 61, la seconda contro lo United nel 62, nel 64 la vincono contro lo Stoke, tra l'altro, e poi nel 65 la perderanno di nuovo contro il Chelsea. Proprio in quel periodo inizia anche la sua carriera internazionale come portiere dell'Inghilterra, fa il suo debutto a Wembley contro la Scozia nel 63. E la partita si concluse con la sconfitta dell'Inghilterra 2-1, abbastanza inedita, però da lì a 3 anni avrebbe, pensate, da lì a 3 anni, dal suo debutto a 3 anni dopo avrebbe vinto la Coppa del Mondo con l'Inghilterra. Nonostante avesse raggiunto l'apice del successo, no, cosa c'è di più di una Coppa del Mondo, il Leicester, che ha in rosa un portiere adolescente, lo preferisce a Banks, quindi decide di venderlo allo Stoke. Lui ha 29 anni a quel punto, che è giovane per un portiere, però bisogna considerare che erano gli anni 60, quindi insomma ha ancora molto da donare, ancora molto da dare, quindi non si arrende, prende l'avventura allo Stoke in modo molto serio e dopo la parata, appunto la parata del secolo con Pelé, tra l'altro in quel mondiale, non ve l'ho detto, ma sì, l'Inghilterra non vinse il mondiale e nella partita in cui furono eliminati Banks non c'era perché fu vittima di un... intossicazione alimentare o un qualcosa del genere, tant'è che ci furono anche delle conspiracy theories, insomma dei dubbi riguardo a ciò che era successo, forse era stato avvelenato apposta, non ci sono prove, quindi rimane una leggenda. Comunque sia, lui passa allo Stoke, ritorniamo a livello di club, passa allo Stoke e nel 72 li porta a vincere la Coppa di Lega. E non solo, l'ha fatto dando una grande mano, parando il rigore di uno degli eroi del 66, quindi anche suo compagno di squadra, Hurst, quando hanno giocato la semifinale contro lo West Ham e poi successivamente in finale hanno battuto il Chelsea. Poi, come vi dicevo, vi ho anticipato, finale dolce amaro da film, perché ha un incidente. Nell'ottobre del 72 ha un incidente che danneggia la sua vista dall'occhio destro. Ora, non ho capito bene se ha perso l'uso, a che grado, a che livello, perché lui sì si ritira nell'estate del 73, ma poi ritorna a giocare, per quello vi dico, non penso che abbia perso l'intero uso dell'occhio, perché mi sembrerebbe un po' difficile, torna a giocare in America, al Fort Lauderdale Strikers, vincerà anche il premio di portiere dell'anno, cioè per quello dico dolce amaro, perché sicuramente amaro, voglio dire, un incidente terribile, ma dolce, cioè anche con questo limite ce l'ha comunque fatta. Poi arriva il ritiro ufficiale, inizia ad allenare Stoke, Port Vale, Elford, ma dopo essere stato licenziato nell'80, se non sbaglio erano circa gli anni 80, dopo una sola stagione decide che allenare non è per lui. Quindi prima viene coinvolto nella gestione di un altro tipo di azienda a Leicester e poi diventa membro di una commissione di 3 membri del comitato per le scommesse sul calcio. Non è finita qua, perché nel 2002 vi avevo accennato che dopo il suo passaggio allo Stoke sarebbe diventato una leggenda anche col club, vi ho detto che ha collezionato un sacco di presenze, che ha vinto la Coppa di Lega e nel 2002 viene nominato presidente del club. E nel 2008 è stata inaugurata una statua in suo onore che lo raffigura con la Coppa del Mondo, la Coppa Jules Rimet. All'inaugurazione ha partecipato anche Pelé, per quello vi dico che poi sono rimasti in buoni rapporti. E tutto per la storia di Banks. Vi avevo detto che sarebbe stata una storia da film, effettivamente potrebbero farci un film, magari esiste un film anche, a dir la verità, dovrei guardare. Spero che non la conosceste, così insomma vi ho fatto scoprire qualcosa di nuovo. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo molto presto in un nuovo video.